Do you have an atlas? When you fresh in the building, you already know what the fuck is going on. Siamo tornati con un nuovo fucking video. Oggi andremo a parlare, goddamn, dell'hitman, del braccio destro di Pablo Escobar, John aka Popeggi. Ma watch out. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a seguirmi su Instagram, tulinetta bassa Manny2Fresh, eppure su TikTok MannySoFresh. Io direi di non perdere ulteriore tempo e gettiamoci subito nel fucking video. John, conosciuto come Popeggi, è stato un criminale colombiano, nello specifico un sicario che ha fatto parte del cartello criminale di Medellín, fino alla sua consegna alla giustizia colombiana nel 1992. All'interno del cartello era un sicario e guarda personale del patron Pablo Emilio Escobar. La storia di Popeggi ha ricevuto una diffusa attenzione da parte dell'opinione pubblica, dato che le sue dichiarazioni e la pubblicazione del suo libro, e non solo, ha fatto conoscere i dettagli e le operazioni del cartello di Medellín. Ma iniziamo dall'inizio, ladies and gentlemen, cioè, hai capito, questo qui era un sicario, ma aspettiamo, adesso ci arriviamo, shit. John, aka Popeggi, agli inizi fu ammesso alla scuola di sottufficiali dell'armata colombiana. Quindi, attenzione, prima voleva diventare un militare e servire il suo stato. Ma non durò molto perché era entrato nella scuola di polizia, dove rimase solamente per un semestre. Essendo stato subito segnalato come leader dei sicari, si è potuto subito capire la sua posizione nei film. Popeggi, guacciao, attenzione, apri bene le orecchie, confessò 257 omicidi. Bro, 257 omicidi, fra, non stiamo parlando di Warzone, non c'è il gulag che se muori poi io non ritornare in vita, no, questo qui ha commesso 257 omicidi, ma con le sue mani, vuol dire che per 257 volte ha fatto così. E tra questi omicidi sapete che cosa c'è pure? Era coinvolto nel sequestro del candidato di Bogotà, Andrew, che poi sarebbe dovuto diventare il presidente della Colombia. Popeggi, oltre ad essere un fedelissimo soldato e amico di Pablo Escobar, è anche stato un compagno di una delle donne del boss, che in seguito fu costretto ad ammazzare, non perché il patrone era geloso, ma per il semplice fatto che in verità lei era una spia e usava Popeggi come cava per poi spottare Pablo Escobar. Nel 1992 Popeggi scontò la condanna per traffico di droga, terrorismo e narcotraffico. Nel 2001 Popeggi fu coinvolto negli scontri armati nel carcere di Medellín. Quindi, hai capito, già va in carcere per 20 anni e non sbatti. In più devi sopravvivere, cioè, perché hai i nemici che vogliono ucciderti, hai gli sbirri e le guardie che sono incazzate con te per tutta la merda che hai fatto, tosta. Nel 2008 invece fu condannato a 23 anni per altri processi giudiziari, ma nel 22 agosto del 2014, aprite bene le orecchie, comunicò di aver ricevuto la libertà vigilata per aver scontato ovviamente 3/5 della sua condanna. Nonostante ciò, Popeggi, martedì 26 agosto del 2014, e ti dico pure l'ora, alle 21:04, dopo 23 anni di carcere, è uscito dal carcere di massima sicurezza. Talk to me. Quindi avete capito, questo qui si è fatto 257 kill, si è fatto 23 anni in carcere, esce dal carcere e cosa succederà mai? Lo uccideranno? Lo prenderanno a sassate? No, cioè la storia è incredibile, adesso ci arriviamo. Il 12 dicembre del 2016, al posto di stare tranquillo, in mente appena scarcerato, you know, che cosa ha fatto? Apparve un video nel quale Popeggi spara con la sua pistola nelle strade di Medellín e nel video dice: ciao guerrieri, sto qui nelle strade nella mia amata Medellín provando la mia fantastica berretta 9 mm. La stiamo provando, è una bomba. Secondo me, dopo aver fatto 23 anni di carcere, fare un video nel quale tu spari per la strada non è una bella cosa, fidati. Cioè, hai in mente 1 più 1 2, la matematica non è un'opinione, i film. Nel 2015 invece, dopo un anno della sua scarcerazione, che cosa poteva fare Popeggi come lavoro? E ladies and gentlemen, da braccio destro di Pablo Escobar diventò uno youtuber a tutti i livelli. Questo qui è il suo canale, ladies and gentlemen, c'ha 1 milione di iscritti
E in questo canale raccontava un po' la sua vita, le sue esperienze, addirittura parlava di politica e voleva pure entrare nel Parlamento colombiano. Cioè, a me sembra un po' una presa per il culo. Prima infliggi un sacco di dolore alla tua città e poi vuoi entrare in politica. Doesn't make any sense. Nel 2007 invece, in collaborazione di Netflix, ha prodotto la serie colombiana Alias JJ, basata sul suo libro che scrisse, intitolato Sopravvivendo con Pablo Escobar. Ho visto anche un documentario su Popeggi nel quale girava come nulla fosse per le strade di Medellin, ma la cosa più eclatante è che la gente non era arrabbiata con lui per il male che ha fatto, ma anzi veniva acclamato e fermato come se fosse una cazzo di star, vendeva i bambini, padri di famiglia, poliziotto a chiedergli firme, autografi, e per lo più lui con ogni scatto che fa ad un fan lo prende per il collo e mostra i suoi tatuaggi qua. Beh, è facile da capire, il generale della mafia. Tutto ciò sembra un film, ma è accaduto per davvero. E no, signori, non gira con le scorte perché ha detto che lo Stato glielo vieta, ma penso che una persona che abbia ucciso 257 persone nella real life e non su Warzone si sappi difendere da solo. Popeggi ha anche riferito che ha un figlio negli Stati Uniti e senza pudore davanti alle telecamere ha detto che chiunque gli dovesse spottare il figlio, toccarlo, gli trucida la famiglia. Ma questa persona proprio è incredibile. Escobar in totale aveva più o meno 3.000 sicarios, ma al giorno d'oggi, fino a qualche anno fa, ce n'erano 4 vivi, 3 in prigione e uno era Popeggi, ma siccome è morto ora non ne rimangono più. E si dice che lui sia morto per cancro, ma io non ci credo, cioè una persona che ha fatto così tanto male, fidati che qualcuno si sarà preso male, gli avrà fatto qualcosa e sui giornali l'hanno ripulito dicendo che è morto di cancro. Popeggi in un'intervista disse che Pablo era alto 1,64, ma dentro i suoi occhi capivi la potenza, e ha anche detto che per loro non era un padre, non era un boss, ma era un cazzo di Dio. Ha anche riferito che Popeggi è un grande fan della mafia italiana e che loro stessi sono la brutta copia della mafia originale. Dice che ama lo stile con il quale gli italiani uccidono le persone, sempre eleganti, e che se c'è un lavoro da fare non stanno lì ad avere rimorsi, ma pa e il lavoro è finito. Addirittura Ladies and Gentlemen, in questo reality show, ha pure incontrato una vittima del famoso attentato fatto da Pablo Escobar, nel quale esplode un aereo e muoiono un botto di persone innocenti, tra cui la persona che voleva uccidere nemmeno era su quel volo. Appunto, questo signore ha perso il padre nel volo, rimanendo assassinato da Pablo Escobar e compagnia. E devo dire che ha avuto delle gran palle per incontrare il colpevole di questa vicenda. Popeggi, il generale della mafia, ovviamente non provava pena, anzi, quando erano face to face sembrava non provare rimorsi e continuava a ripetere che aveva scontato 23 anni e che aveva pagato per tutti quanti i suoi errori e che lui era il cattivo e non Popeggi. Oltre più si atteggiava con toni molto forti e non si era abbassato, cioè proprio non gliene fotteva un cazzo. In parole povere, l'ha mandato a fanculo. Cioè, gli ha ucciso un familiare e in più lo manda a fanculo davanti alle telecamere. E l'altro, poverino, rimase così. Oltre a ciò, nel documentario, insieme a Popeggi, sono andati nella tomba di Pablo Escobar e raccontò che la gente da tutto il mondo veniva a visitarla, c'è chi andava lì per scattarsi una foto, per inalare cocaina sulla tomba del patron, o addirittura scrivevano delle lettere con dei desideri come se fosse un dio oppure come se fosse Babbo Natale. E ancora tuttora è così. I sicarios, diciamo che hanno una loro chiesa, difatti prima di un colpo, ad esempio, facevano una preghiera del tipo: ti prego Dio aiutami, devo trasportare 50 kg di cocaina a Miami, faccio tutto ciò per mantenere la mia famiglia. Oppure: devo uccidere quello, fai sì che vada tutto bene, aiutami, e accendevano la candela. Cioè, assurdo, assurdo. Il generale della mafia ha anche spiegato che se tu commettevi l'errore peggiore all'interno della società, cioè tradire, infamare, venivi ucciso con due colpi in testa. E questa cosa, diciamo che secondo i sicarios, era un segno di rispetto, perché solitamente le vittime on the regular venivano fatte a fettine e torturate, mentre se ti sparano alla tempia muori direttamente. I sicarios principianti
ti sparano dalle sopracciglia in giù perché hanno paura, mentre lui mirava sempre la fronte, due colpi secchi, così il lavoro era finito. Ladies and gentlemen, siamo giunti alla fine del fucking video. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Se non vi è piaciuto, a me non me ne fotte un cazzo. Prima di chiudere vi invito ancora di seguirmi su Instagram, @manny2fresh, e pure su TikTok, @manny_so_fresh. Prima di chiudere il video voglio ricordarvi una cosa molto molto importante. To the top never stop, haters gonna hate, bitches gonna suck my dick, and winners gonna win.